Intervista Lorenzo Richelmi e Aurora Giovinazzo. Dal 7 dicembre arriva nelle sale cinematografiche grazie al Gale Pictures L'Uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti con Lorenzo Richelmi e Aurora Giovinazzo. Drama thriller che segna il debutto nel mondo dei lungometraggi di Mangiasciutti. Il film affronta il tema dei sensi di colpa, della vendetta e dell'amore. Irene, Aurora Giovinazzo, ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Leggi anche, Monica Bellucci in Diabolik Jinko all'attacco, ecco perché Altea ama Jinko. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell'assassino. Irene diventa un'adolescente ribelle e introversa con l'unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele, Lorenzo Richelmi, che è proprio l'uomo che era al volante dell'auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene, completamente all'oscuro, inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l'uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, succede qualcosa di inaspettato. Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmi, protagonisti dell'Uomo sulla strada. Clip esclusiva. Mi piace il fatto che questa storia possa essere ambientata in Italia come in qualsiasi altro posto. Ovunque la realizzi funziona. C'è la suspense, c'è l'amore, c'è lo sport, tutti ingredienti che mi piacevano. Perché mi attraggono quei film che sono molto performanti, per così dire. E poi c'è un forma di amore non canonico e ho pensato che fosse un ottimo inizio per misurarsi con gli adulti e uscire dal mondo dei cortometraggi. Vi lasciamo alla nostra intervista con Lorenzo Richelmi, Aurora Giovinazzo e Gianluca Mangiasciutti. Ricordandovi che l'appuntamento con L'Uomo sulla strada è dal 7 dicembre al cinema. Crediti foto et ufficio stampa Eagle Pictures.